Buon pomeriggio e bentornati all'appuntamento con TG6. Apriamo con la politica. Entro la prossima settimana dovrebbe esserci la fumata bianca per l'ufficializzazione della nuova giunta regionale. Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia devono però ancora trovare la quadra. Il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Etel Sigismondi, assicura tempi brevi. Vediamo. Sigismondi, sono passate 3 settimane dall'appuntamento elettorale delle regionali. Quando bisognerà ancora attendere per la fumata bianca sulla giunta regionale, sulla giunta Marsilio? Beh, la verità è un'altra, che soltanto lunedì c'è stato il passaggio delle consegne e solo sabato scorso, quindi 7 giorni fa, c'è stata la proclamazione degli eletti. Quindi i tempi non sono assolutamente quelli che dice lei, ma sono molto più stretti. In questi giorni abbiamo lavorato con tutte le forze politiche del centrodestra e lo abbiamo fatto, insomma, con una serie di consultazioni. Come sapete, abbiamo fatto anche una riunione di tutti i coordinatori regionali e a breve, insomma, abbiamo la riunione conclusiva per la fumata bianca, come l'ha chiamata lei, e per dare l'avvio definitivo alla giunta regionale. Resta però questa distanza al momento tra Forza Italia e la Lega in particolare? Beh, non c'è nessun tipo di distanza, anche qui avete una visione non realistica della situazione, perché ci sono più ipotesi di lavoro che sono oggetto di riflessione delle segreterie politiche, insomma, e sono assolutamente ottimista sia per, insomma, i tempi che saranno molto molto brevi, sia sulla qualità della giunta e sia sul rispetto di tutte quelle che sono le componenti che sono espressione della maggioranza. A proposito di tempi, volendo fare proprio un riferimento temporale, quando secondo lei ci sarà la nomina dei nuovi assessori? Beh, come sa, a me non piace dare i numeri, neanche in questa occasione lo farò, quindi tra molto molto breve tempo, insomma, ci sarà questo, il varo della giunta. Erika Alessandrini, attuale consigliere comunale, sarà la candidata a primo cittadino di Pescara alle amministrative del maggio prossimo. Lo hanno annunciato i vertici del movimento oggi nel corso di una conferenza stampa. È ufficiale, Erika Alessandrini è la candidata del Movimento 5 Stelle alle amministrative di Pescara. Come mai questa scelta? È ufficiale, sì, il Movimento 5 Stelle mi ha scelto come candidata a sindaco, ho l'onore di rappresentare quindi il movimento alle prossime elezioni comunali. Abbiamo lavorato per 5 anni in consiglio comunale, ci siamo battuti per lavorare bene, per dimostrare che siamo competenti, che sappiamo lavorare, che abbiamo delle idee di città e che possiamo avere tutte le carte per realizzare ciò che abbiamo in mente. Si parla di amministrative e a proposito di elezioni locali. I dati del Movimento 5 Stelle nelle ultime regionali in Abruzzo e Sardegna non sono stati molto positivi. Su Pescara cosa pensate di fare a questo punto? Perché a livello locale il Movimento 5 Stelle spesso riporta risultati inferiori rispetto al dato nazionale. Sappiamo che la strada è in salita, ma non ci spaventa. Ovviamente i contesti regionali sono molto più collegati agli andamenti nazionali. Noi lavoreremo fortissimamente con il territorio, a stretto contatto con i quartieri della città. Infatti dalla settimana prossima inizieremo la scrittura del programma e il programma verrà scritto con la cittadinanza, con i portatori di interesse, i commercianti, gli artigiani, gli imprenditori. Lavoreremo a strettissimo contatto con il territorio e questo siamo sicuri che ci darà merito e vantaggio. C'è però anche qualche voce contraria alla sua candidatura anche all'interno del Movimento 5 Stelle, quella per esempio dell'altro consigliere comunale Massimiliano Di Pillo. Sì, abbiamo letto oggi sui giornali qualche voce di questo tipo, ma il Movimento 5 Stelle certifica un'unica lista nei comuni e la nostra lista è stata certificata dal capo politico e quindi, come si può leggere anche sul sito del Movimento 5 Stelle, siamo la lista certificata che ha quindi l'autorizzazione ad utilizzare il simbolo e non abbiamo, quindi non c'è possibilità per altre liste. Ufficializzato l'ingresso in Fratelli d'Italia dei consiglieri comunali di Montesilvano, Mauro Orsini e Aurelio Cilli e di Alessio Orlando, consigliere a Colle Corvino. Per l'occasione i vertici del partito hanno analizzato il voto dello scorso 10 febbraio, anche in vista delle prossime amministrative che vedrà coinvolti molti comuni del Pescarese.
Quali i motivi che l'hanno spinta ad entrare in Fratelli d'Italia? Ma innanzitutto l'ideale politico di centrodestra che mi appartiene, e il mio presidente Guerino Testa, che oggi è diventato consigliere regionale, e quindi questa spinta di un gruppo di amici che in tutti i modi si fa una politica di un certo tipo per il centrodestra, fatta bene, con anche un'armonia politica, quindi in Cardelli, in Alfredo Cremonese, in Massimo Pastore e Guerino Testa, cioè raggiungiamo poi anche gli altri, e abbiamo fatto un bel gruppo di amici, abbiamo fatto una bella sfida anche in salita nelle regionali, e mi ha dato spirito di fare politica. Parte ora il percorso, un percorso importante che vi porterà a Montesilvano alle amministrative. Sì, le amministrative di Montesilvano sono alle porte, noi logicamente ci sarà una valutazione politica di tutto l'operato, e quindi insieme di certo si prenderanno delle decisioni insieme ai partiti. Il passaggio è stato, diciamo, naturale, perché è un partito che è vicino a me culturalmente, con il quale condivido, diciamo, principi e valori, e intraprendiamo un percorso politico per rilanciare l'azione politico-amministrativa sul territorio e per far crescere il consenso politico elettorale di Fratelli d'Italia. In vista delle amministrative di Montesilvano, quale sarà il suo impegno? Allora, intanto noi faremo una lista e esprimeremo un candidato sindaco. Per il momento il nome ce l'abbiamo, ma è top secret, in quanto dovremo concordarlo con la questione di centrodestra. Dopodiché vedremo, la lista la stiamo formando col coordinamento cittadino. Ed ora la cronaca: ammonta a circa 10.000 euro il bottino portato via da due malviventi che ieri pomeriggio hanno rapinato la filiale di Lanciano della Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Erano in due, armati di taglierino, per la rapina ai danni della Banca Popolare di Puglia e Basilicata in Piazza d'Amico a Lanciano. I malviventi sono entrati alle 14.55 e si sono fatti consegnare il denaro contante nella cassa, circa 10.000 euro. Nell'istituto di credito c'erano in quel momento quattro impiegati. Uno era alla cassa ed ha consegnato il denaro contante ai rapinatori dietro minaccia del taglierino. Gli altri tre dipendenti, un altro uomo e due donne, compresa la direttrice di filiale, erano ognuno nei rispettivi uffici. I due rapinatori avevano i volti travisati, riferiscono i testimoni al commissariato di polizia di Lanciano, che indaga sul caso. Uno in particolare indossava una maschera di carnevale raffigurante un volto, mentre l'altro indossava cappello e sciarpa. Uno solo dei rapinatori ha parlato, aveva accento italiano. Ad attendere fuori i banditi dopo il colpo c'era un complice, sono fuggiti a bordo di una Panda. Sulla città si è alzato in volo un elicottero della polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della scientifica della polizia di Lanciano per i rilievi. Nessuna indicazione sulla direzione presa dall'auto con i rapinatori in fuga. Deve rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia prima e atti persecutori poi nei confronti dell'ex compagna e nei confronti dei familiari di quest'ultima. Un 31enne pescarese arrestato dalla Polizia di Stato. Non rassegnandosi alla fine del rapporto, il giovane, secondo le risultanze investigative, ha continuato a minacciare l'ex compagna, arrivando perfino ad irrompere dentro la sua abitazione, danneggiandola e terrorizzando anche l'anziana nonna della vittima. A seguito dei numerosi atti persecutori documentati dall'attività di polizia giudiziaria posta in essere dalla squadra mobile e squadra volante, il GIP del Tribunale ha deciso di applicare nei confronti del 31enne la misura cautelare degli arresti domiciliari, che è stata eseguita nel pomeriggio di ieri dai poliziotti della squadra volante, che lo hanno rintracciato e tratto in arresto. Ed ora ci occupiamo di sanità. Sono ripresi dal 1° marzo l'ospedale San Massimo di Penne i ricoveri in lungo degenza e in urgenza presso il reparto di ortopedia. Questa decisione è stata presa dopo l'arrivo di un quarto dottore, che permetterà di nuovo la copertura della turnazione H24. Il servizio di Vestina News. Dal 1 marzo sono ripartiti presso l'ospedale San Massimo di Penne, nel reparto di ortopedia, i ricoveri anche in urgenza. Infatti, dopo un anno e poco più di ricoveri solo in day surgery, grazie all'arrivo del dottor Peracchia, che ha riampliato il numero di medici nel reparto di ortopedia, adesso sono ben 4, e quindi si può tornare alla piena attività. Su questo sentiamo le parole del dottor Domenico Palmieri. Oggi finalmente possiamo ricoverare i nostri ammalati e dare un servizio più importante al territorio
territorio, soprattutto per quello che riguarda i pazienti traumatizzati. È stata una forte spinta da parte dell'azienda, che ringrazio in modo particolare la direzione sanitaria, il capo dipartimento, il dottor Basti, grazie ai quali siamo riusciti, per fortuna, dopo un anno ad avere finalmente tutto l'organico integrato per poter così ripartire a pieno regime con tutte le nostre attività. E ci attestiamo sui 700 interventi quasi solo in dei sarge, quindi siamo contenti, è un traguardo veramente importante. Ora ci aspettiamo che i nostri numeri crescano, ma soprattutto crescano i numeri dei pazienti che ci verranno a trovare. Già oggi abbiamo la fortuna di ricevere anche nel nostro nosocomio pazienti fuori dalla provincia, e qualcuno comincia a venire anche da fuori regione, e per noi è veramente un'attestazione di grande stima. Su questa buona notizia è arrivato anche il commento del sindaco Mario Semproni, che però ha voluto anche lanciare un messaggio alla direzione sanitaria, la ASL di Pescara, per quanto riguarda il reparto di chirurgia. L'attività è ripartita in maniera adeguata, anche se va dato merito a tutti gli operatori che nel periodo antecedente il 1 marzo, in ogni caso, l'attività non si è fermata. Voglio dare il mio applauso al dottor Caporale, che è il primario torino-laringoiatra di Pescara, perché grazie alla sua disponibilità anche il reparto otorino-laringoiatrico sta ripartendo anche con un nuovo medico, e ci sono ottimi numeri per quanto riguarda le prestazioni erogate. Il problema però potrebbe sorgere verso la fine del mese di marzo nell'area, nel reparto di chirurgia, quello diretto dal dottor Ciarelli, perché a me risulta che un medico si assenterà per più mesi, quindi io invito la direzione generale sin da ora a intervenire per coprire questa difficoltà che potrebbe sorgere, che metterebbe in crisi l'intero apparato della chirurgia generale. Una serie di progetti per i pazienti oncologici verranno realizzati in città grazie alle associazioni Morena, Una farfalla per sempre e Una storia felice, insieme alla solidarietà dei tifosi dell'Aquila Calcio. Dalla collaborazione tra le associazioni Ollus, Morena, Una farfalla per sempre, Una storia felice, con il contributo fondamentale del gruppo dei tifosi degli ultra dell'Aquila Calcio e Red Blue Eagles, è nato da qualche mese un progetto in favore delle persone con problemi oncologici. L'obiettivo originario di questo progetto era quello di acquistare un macchinario DigniCap da donare al reparto di oncologia dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Si tratta di un dispositivo medico che impedisce la caduta dei capelli durante la chemioterapia. Successivamente, grazie ad una risposta straordinaria da parte della gente che ha aderito a questo progetto solidale, al di là di ogni aspettativa, si è pensato non solo di acquistare due macchinari invece che uno, ovvero la quantità massima possibile per coprire le esigenze del bacino d'utenza afferente all'ospedale aquilano, ma addirittura di ampliare questo progetto attivando ulteriori servizi non preventivati inizialmente. Il perseguimento di questi ulteriori obiettivi ha dunque ampliato gli orizzonti del progetto in maniera significativa, puntando a promuovere il benessere del paziente oncologico non solo dal punto di vista clinico, ma anche da quello psicologico, sociale e relazionale. Si sta lavorando quindi su più fronti affinché siano attivati altri servizi gratuiti per i beneficiari. Dei poli di psico-oncologia destinati ai pazienti e ai loro familiari, anche in quelle zone dell'Abruzzo attualmente sprovviste del servizio. Dei corsi di ginnastica dolce in acqua per pazienti oncologici, grazie alla disponibilità delle piscine e alla collaborazione di idrochinesiterapisti volontari. Ad oggi hanno aderito la piscina comunale dell'Aquila con la Larinantes e quella di Teramo con la SDH2 Teramo. Anche qui l'obiettivo è quello di estendere questa iniziativa su tutto il territorio regionale. E poi degli interventi di medicina estetica applicata all'oncologia, finalizzati alla riduzione dell'impatto fisico e psicologico che i trattamenti di chemio e di chirurgia oncologica lasciano sul corpo dei pazienti. Questo ramo del progetto viene seguito dalla nascente associazione Ollus Viva. Per sostenere tutti questi progetti, gli ultra dell'Aquila Calcio hanno avviato una sottoscrizione popolare, coinvolgendo sempre più persone, ordini professionali, attività commerciali e singoli cittadini, attraverso il porta a porta, raccontando a ciascuno le storie di dolore e amore da cui tutti questi progetti solidali sono partiti, e garantendo sempre la massima trasparenza su ogni singola donazione ricevuta, mediante un contatore aggiornato in tempo reale, visionabile sulla pagina web www.redblueeaglesl'aquila1978.com.
Un laboratorio didattico per analisi microbiologiche di chimica e fisica per insegnare a riciclare i rifiuti. Un'aula multimediale, acquari in cui sono ambientate tutte le principali specie ittiche presenti nel bacino fluviale del Saline. Una postazione informatica per il rilevamento dei flussi idrici del fiume e dei parametri biologici delle acque. Il tutto realizzato con materiali di riuso e riciclo. Si presenta così la nuova sede Saline, realizzata dall'associazione stessa e concessa dal comune di Montesilvano in uno dei locali del Paladin Martin. Il nostro obiettivo continua a essere quello del massimo rispetto dell'ambiente e questo passa attraverso la stipula anche di convenzioni, il coinvolgimento di associazioni presenti sul territorio. Infatti finalità principale dell'associazione Nuovo Saline sarà quella di entrare nelle scuole, di fare formazione, di fare percorsi didattici, oltre che di monitorare la qualità delle acque del fiume Saline, nonché delle acque balneabili del comune di Montesilvano. Tutte iniziative che oggi trovano collaterale con l'inaugurazione di questa sede, che diventa un altro punto fermo in quell'implementazione al rispetto ambientale su cui teniamo particolarmente. Siamo riusciti, e per questo ci abbiamo messo un po' di tempo, a realizzare tutte le strutture, dalla vernice delle pareti fino al singolo chiodo, fino agli acquari che vedete alle mie spalle o buona parte del laboratorio, fatto totalmente con materiali di riciclo, quindi partendo da beni che sarebbero stati destinati a diventare rifiuti, siamo riusciti praticamente a riconvertirli in materiali funzionali. Questo fa parte anche di quella tipologia di insegnamento che vogliamo dare alle nuove generazioni, perché il modo più concreto di combattere l'inquinamento sta proprio nella consapevolezza, nella responsabilità dell'utilizzo dei materiali, e finalmente siamo riusciti a creare questo polo di didattica ambientale che credo che possa rappresentare un'unicità sul territorio dal punto di vista dell'opportunità di poter trasmettere determinati concetti, determinati elementi di responsabilità e consapevolezza che passano appunto attraverso la didattica ambientale. L'associazione History Hunters di Ortona denuncia sulla statale 16 la demolizione del parapetto in mattoni dello storico ponte militare realizzato nell'aprile del 44 sul fiume Saraceni. Il servizio di Telemax. Segni della storia smantellati. I recenti lavori di sistemazione del guardrail lungo il tracciato della strada statale 16 tra San Vito e Ortona, effettuati da una ditta specializzata per conto dell'ANAS, hanno provocato uno scempio con la rimozione del parapetto in mattoni lato mare che resisteva dall'aprile 1944, anno della costruzione da parte della compagnia C del Madras Engineers della quarta divisione indiana, che sovrastava il ponte sul fiume Saraceni in corrispondenza di Ortona. L'opera di demolizione, con la completa eliminazione del parapetto in mattoni che resisteva da oltre 75 anni e con la sostituzione del guardrail, ha scatenato la reazione stizzita di molti appassionati delle vicende storiche del secondo conflitto mondiale. Tra l'altro l'associazione History Hunters di Ortona, con il presidente Lamberto Mascitti, si è fatta carico di chiedere un incontro con il sindaco del comune di Ortona e si è attivato tramite le competenti autorità perché l'intervento venisse bloccato al fine di salvaguardare la vestigia legata al secondo conflitto mondiale. Fino a qualche decennio fa, ai quattro angoli dei parapetti in mattone del ponte facevano bella mostra quattro elefantini in pietra, oggi conservati all'interno del MUBA di Ortona. La presenza di uno stemma che individua il reparto che si era fatto carico della ricostruzione del ponte era per molti appassionati occasione di visita e di una fugace cattura d'immagini. Il ponte in pietra, ricostruito nell'aprile del 44, sostituì il provvisorio ponte Bailey che collegava il tracciato della SS16 da Ortona verso San Vito in direzione San Donato. Proprio su quel punto i tedeschi nel 43 avevano fatto saltare in aria il ponte sul torrente Saraceni. Luoghi di battaglie cruente, lo storico Andrea Di Marco. Andare a smantellare ciò che è stato fatto da questi uomini, a nostro giudizio, rappresenta sicuramente un grosso errore. Quindi preservarlo, conservarlo e valorizzarlo, e questo è il principio su cui si deve basare qualsiasi tipo di amministrazione che intende tutelare le presenze legate alle vestigia del passato sul proprio territorio.
Tutto pronto a Larino per l'attesa sfilata dei carri allegorici che quest'anno ha ricevuto riconoscimento del Ministero dei Beni Culturali come Carnevale Storico d'Italia. Oggi pomeriggio ci sarà la prima sfilata dei giganti di cartapesta alti fino a 13 metri realizzati con tecniche di qualità dei gruppi costruttori. Ospite della giornata sarà Vittoria Markov del Talent Amici. A Larino sono previste presenze da fuori regione, tanto che il Comune ha predisposto spazi per i parcheggi e altre misure per agevolare turisti e visitatori. Nuova sfilata anche domani, mattinata e nel pomeriggio. Ricco il programma di iniziative socioculturali per coinvolgere i bambini, famiglie e comitive. Visite ai monumenti, artisti di strada, street food, musica, laboratori e molto altro per questo fantastico evento. Ed ora la pagina sportiva, apriamo con la Serie B. Brutte notizie dalla rifinitura di stamani all'Adriatico Cornacchia per il Pescara. Il capitano Gaston Brugman non recupera dall'affaticamento muscolare e si è fermato per un problema ai flessori. Antonio Balzano, ballottaggio a sinistra tra Gravion e Del Grosso col primo favorito per via delle condizioni non ottimali del terzino giugliese. Ciofani sul fronte opposto in mediana, vista anche l'assenza di Canotè, toccherà a Bruno agire in regia. In avanti confermati Mancuso e Monachello col sostegno alle spalle di Mars. Vediamo. Sì, hanno questi problemi fisici e niente, prendiamo due giocatori importanti, però ho piena fiducia di chi giocherà. Sono sicuro che i ragazzi metteranno tutto e anche oltre quello che hanno le possibilità e ci giocheremo la partita come abbiamo fatto sempre. Una squadra molto veloce, che gioca benissimo a calcio, che attacca gli spazi, ha dei giocatori, specialmente i due attaccanti esterni, molto veloci, perciò ci sono delle considerazioni da farsi. Un tuo parere sul mezzo, la squadra Marino? Ma è una grande stima dell'uomo, della persona, ma soprattutto dell'allenatore, perché si vede la mano dell'allenatore quando una squadra gioca. Perciò tu vedi giocare lo Spezia, vedi la mano dell'allenatore e questo insomma dall'esperienza che ha, da quello che ha fatto in passato, ma è un allenatore che stimo molto. Io dico che se a due minuti dalla fine non becchi quel gol, vieni a casa con un pareggio, allora tu tutte le considerazioni che sono state fatte sarebbero state l'opposto. Perciò io non devo guardare queste cose qua, devo avere il mio equilibrio, guardare avanti, cercare di migliorare sempre e mettere tutto me stesso per la causa del Pescara. Tutto il resto sono chiacchiere, sono tutte cose che fanno parte del lavoro, fanno parte del mio lavoro accettare le critiche, l'ho sempre detto, le accetto, però io vado avanti per la mia strada, chiaramente, come ho sempre fatto dall'inizio del campionato. Io dico che accetto le critiche, poi le mie considerazioni me le tengo per me, perché sono cose mie che mi tengo per me. Poi io ho solo un mezzo da poter rispondere, il campo. Perché se tu pensi, non giocando bene, magari tu fai pareggio a Benevento, sei secondo in classifica e lasci sotto il Benevento. Perciò sono considerazioni che bisogna anche fare. Un allenatore le deve fare, soprattutto quando sei lì sul campo, che sei, vedi la partita, vedi come stanno andando le cose e fai le tue scelte. Io dico, arriviamo ai play-off, che è la cosa più importante, arriviamo a quell'obiettivo lì che sarebbe un grande obiettivo da come siamo partiti, da come avete descritto voi la situazione, sarebbe un grandissimo obiettivo arrivare ai playoff e credo che se noi andiamo ai playoff siamo una mina vagante. Scendiamo in Serie C, domani per il Teramo, impegno interno contro la Fermana al Bonolis, oggi seduta di rifinitura per i biancorossi che dovranno fare a meno di Giorgi infortunato e Caidi squalificato. Intanto il centrocampista Emanuele Spinozzi, protagonista a Ravenna, ammette di non avere ancora i 90 minuti nelle gambe. Penso comunque di aver fatto una buona partita, sicuramente devo trovare un po' di ritmo. Comunque non gioco da tanto dal primo minuto. Per quanto riguarda la munizione, sì, prendo la munizione del primo tempo, comunque un po' ti condiziona, magari in certi frangenti, magari non puoi, devi stare un po' più attento, ecco, quindi un po' sì, può condizionare. Il mister comunque in settimana mi ha provato, quindi mi ero preparato e comunque mi provo sempre per giocare dal primo minuto, poi
se gioco o non gioco, quello decide il mister. Ravenna è stata una vittoria importantissima, perché far punti in trasferta non è mai facile, soprattutto per una squadra che si salva, quindi vincere è stato molto importante. Adesso domenica è un'altra partita fondamentale, perché comunque bisogna dar seguito ai risultati e vogliamo salvarci il prima possibile, ecco. Nel giovanile anche l'anno scorso ho fatto sia a destra che a sinistra, non c'è mai stata una preferenza, riesco a giocare da entrambe le posizioni. Diventano tutte partite importanti ormai, ne mancano sempre meno, quindi bisogna far punti il prima possibile per tirarci fuori. Comunque sotto stanno correndo forte tutti quanti, quindi diventano importantissime. Dobbiamo entrare in campo sicuramente con l'atteggiamento giusto, come abbiamo fatto con Ravenna, ma come abbiamo fatto con Monza anche, e quindi saremo pronti sicuramente. Ma sì, sicuramente la vittoria aiuta, ti dà un po' più di serenità nel preparare la partita successiva, però noi non dobbiamo mai scordarci che comunque ci può ricadere immediatamente, quindi dobbiamo stare sempre sul pezzo e preparare sempre tutte le partite nella stessa maniera e entrare in campo sempre in maniera aggressiva e tutti comunque tutti uniti. Notaresco Francavilla e Vastese Pineto saranno due partite fondamentali per le abruzzesi nella giornata numero 30 di Serie D, che domenica prossima osserverà il turno di riposo. Impegni interni per Giulianova e Avezzano, che hanno l'obbligo di centrare risultati positivi. Il contributo di Jacopo Forcella. Notaresco Francavilla e Vastese Pineto saranno il piatto forte della giornata numero 30 del campionato di Serie D. I due scontri tra abruzzesi avranno il compito di provare a definire le gerarchie nella zona playoff per tre di queste compagini. Con gli aragonesi invece che sono chiamati ad una prova d'orgoglio dopo lo stop di Martorano con la Savignanese. Lo scontro del Vincenzo Savini è un po' una sfida per designare la formazione più in alto nelle abruzzesi. Rosso-blu e giallo-rossi sono appaiati infatti a quota 47 punti nel trio di cui fa parte anche la San Giustese. Assenze pesanti per Mirko Cudini, fuori Blando, out per squalifica Bontà e Moretti, e questo potrebbe costringere il tecnico di casa a ridisegnare il reparto offensivo dopo la bella prova di Campobasso con la rete a tempo quasi scaduto di Candellori, che valsa una vittoria corroborante dopo i due stop di fila con Matelica e Isernia. Sul fronte Francavilla invece dall'infermeria solo buone notizie per Paolo Rachini, che ormai ha quasi tutti a disposizione tranne Bedin, che dovrebbe rientrare tra 15 giorni in casa con il Matelica. Tre vittorie consecutive hanno rilanciato le quotazioni del Villa, che ha in Dos Santos ormai un'arma micidiale davanti, e sarà interessante anche il duello tutto sudamericano con Minella, altro cannoniere del girone F, che sarà sul fronte opposto. Mirko è veramente un ragazzo splendido, eravamo come fratelli, ti dico la verità, e lo vedevo in campo molto riflessivo e quindi aveva quel qualcosa già da allenatore, quindi si sta confermando allenatore bravo, molto preparato, e ha dato un'impronta importante al Notaresco. Il gruppo poi alla lunga fa la differenza, è una cosa che dico dall'inizio, quando tu hai un gruppo di 25 ragazzi che credono in qualcosa e poi nei momenti di difficoltà danno quel qualcosa in più per la squadra, quindi questo è successo a noi, abbiamo avuto defezioni importanti, però ripeto, è un gruppo di ragazzi che si allena benissimo e come piace a me, insomma, e poi i risultati si vedono. All'Aragona invece arriva un Pineto che dopo l'1-3 interno rimediato con la Recanatese a fine gennaio non sbaglia praticamente più un colpo. Tre vittorie e due pareggi e un'rincorsa che tuttavia ancora non basta per assicurarsi un posto negli spareggi. Travolgente una settimana fa la Lancellotta di Isernia, la squadra di Amaolo può contare non solo più sulle reti di Tomassini, perché adesso anche Cruz e soprattutto Esposito trovano la via della rete con estrema facilità. La Vastese invece ha necessità di cominciare realmente a correre per non ritrovarsi in una situazione complicata di classifica. Le prestazioni non sono state esaltanti ultimamente e di fronte c'è un avversario ad altissimo profilo. Smaltita la serata di Coppa con un pareggio in gara 1, il Giulianova adesso deve tornare a concentrarsi su un campionato che lo vede in palese difficoltà. Unico successo nel girone di ritorno è quello nel derby con l'Avezzano, troppo poco per continuare a cullarsi nel vantaggio accumulato in una prima parte di stagione positiva. Bolzan senza Di Paolo e Tozzi Borsoi, un bel problema davanti contro una Savignanese che con Manuzzi e Longobardi è temibile anche Alfadini. Io non mi sono mai lamentato, non so neanche lamentarmi nella vita io, quindi non dico niente
di chi non c'è, speriamo di recuperare tutti i giocatori, mi piacerebbe allenare questa squadra con tutti i giocatori a disposizione, però ripeto, l'unico pensiero è la Savignanese, vediamo come arriviamo a quella partita là, ma ripeto, i giocatori non si possono più nascondere, dopo quello che hanno fatto oggi, domenica devono fare la stessa cosa. Sfida da dentro o fuori per l'Avezzano, che nei prossimi 270 minuti si giocherà una grande fetta di salvezza. I primi 90 sono con il Sant'Arcangelo e sono fondamentali dopo il derby perso a Francavilla domenica scorsa. Poi, dopo la sosta, ci saranno Forlì e Jesina. Se Gianluca Colavito e i suoi riescono a centrare un buon risultato al De Marsi, replicando quanto di buono fatto con la San Giustese, possono aspirare a trarsi d'impaccio, altrimenti la strada già Irta si farebbe complicatissima. Giornata alla 30 che arriva prima della pausa di settimana prossima. In tante hanno bisogno di un risultato buono per non vivere 14 giorni col peso di un passo falso. TG6 termina qui, vi ricordo che potrete rivedere i nostri servizi sul sito internet www.tv6.it. Buon proseguimento di giornata.